Tranquilli, lo so, il titolo e la miniatura di questo video sono assolutamente fuffa Ne sono consapevole ma l'ho fatta apposta Anche se comunque in questo video parleremo di come fare più soldi Ma non lo faremo con un approccio sensazionalistico e super semplicistico Come migliaia di video che ho trovato su YouTube e che dicono cose assurde Ma lo faremo in maniera un pochino più razionale E ahimè più noiosa ma almeno corretta Perché ho deciso di fare questo video? In parte perché fa parte del macro fillone degli spiegoni di finanza personale Ho fatto un video su come si diventa ricchi secondo me Ho fatto un video dove do il mio parere sul trading E ci sono tutta una serie di video che rispondono a domande banali ma complicate questa, come fare più soldi. E inoltre in realtà faccio questo video perché in tante persone me lo scrivete nei messaggi personali. Marcello, come faccio a fare un gruzzoletto in più? Me lo scrive magari chi già lavora e vuole fare un side hustle un hobby che glielo faccia guadagnare un po' di più. Mi scrive il minorenne che vuole mettere due soldi da parte. Mi scrive lo studente che mentre studia vuole mettere i soldi per pagarsi gli studi in maniera creativa. Ed evidentemente vedem qualcuno che può dargli un consiglio. Quando in realtà, difficilmente a uno sconosciuto riesce a dire qualcosa di sensato. Perché le cose vanno valutate di caso in caso. In generale, difficilmente la risposta a come fare più soldi è semplice anche se in tanti sperano di farvi credere il contrario tra l'altro in realtà quando mi scrivono i minorenni io rispondo spesso studiate volete fare i soldi studiate adesso avete la fortuna di essere ancora giovani che non dovete pagarvi l'affitto e tutto il resto anche se in realtà mettere le mani in pasta aiuta tutti quanti quindi in realtà anche fare progetti personali comunque come ho detto ho fatto un video che si chiama come diventare ricchi che in realtà è diverso da questo video perché in quel video io mi concentro su come aumentare le possibilità di diventare schifosamente ricchi sapendo che è una cosa veramente molto difficile e dovuta anche tanto al caso e alla fortuna e riassumendo in quel video io dico se Semplicemente che tutti gli straricchi sono tendenzialmente imprenditori. Quelli che non lo sono sono stati semplicemente immensamente fortunati e sono imprenditori che non fanno soldi grazie al loro stipendio, ma grazie appunto alle loro quote nell'azienda che hanno. Quindi sono tendenzialmente investitori. E quindi spiego il concetto che la maggior parte dei super ricchi non sono diventati ricchi con lo stipendio, ma con i propri investimenti e le proprie imprese. Il problema è che poi il ragazzo medio che mi scrive mi dice: Ok, Marcello, allora per diventare ricco basta che inizio a investire i miei quattro risparmi sul mio broker di investimento, giusto? Sbagliato. Ovviamente, il primo punto è iniziare a guadagnare. È questo che ne voglio dire. Diventare o che vogliamo semplicemente vivere una vita tranquilla, in Italia abbiamo un grande problema da questo punto di vista. Prima di fare questo video ho cercato online non fa tutti i video che parlavano di questo argomento, cercando proprio su YouTube banalmente come fare più soldi, come fare soldi. L'ho cercato in italiano, in inglese, ovviamente i video in italiano spesso copiano i video in inglese. Diciamo che i macro che ho trovato sono stati tre. La prima categoria di video che ho trovato sono quelli che parlano di app o siti dove ti puoi iscrivere gratuitamente e ti fanno fare cose tipo sondaggi, focus group, o ti fanno fare azioni particolari e ti danno qualche euro. Sono tendenzialmente app inutili perché, che se vai a controllare poi il tempo che devi dedicare a queste app con il potenziale guadagno, comunque guadagni meno di quello che potresti guadagnare lavorando al bar come cameriere o facendo un lavoro normale ma comunque umile. La seconda categoria di consigli che ho trovato sono quelli riguardanti dei siti specifici che sono dei siti assolutamente legittimi, dove però chiaramente devi essere estremamente abile per guadagnare. In tantissimi hanno consigliato, se volete fare qualche soldo in più, iscrivetevi su Fiverr, dove potete offrire servizi alle persone, come se Fiverr fosse la chiave per fare i soldi, però chiaramente Fiverr è semplicemente un marketplace che... Le persone che danno servizi con le persone che vogliono ricevere servizi, per cui se io sono uno scrittore posso anche andare su Fiverr. A parte che generalmente i lavori su Fiverr sono nello spettro dei lavori più sottopagati in assoluto, ma poi chiaramente, come dicevo prima, non è Fiverr essere ricchi, è offrire il servizio che è un lavoro vero. Quindi, dire di usare Fiverr è come dire trovatevi un lavoro vero, offrite un servizio. Si suppone che voi già sappiate fare qualcosa di vendibile, per cui non è Fiverr la risposta. Uguale per tutti quelli che consigliano ed erano tanti di utilizzare Airbnb, i tanti dicono <ride> cose assurde tipo, beh, appunto, poi se avete una casa in più la potete affittare su Airbnb per creare. Una rendita passiva. Ma non prendetemi in giro, ma è ovvio che la maggior parte delle persone non hanno una casa in più e chi ha una casa in più generalmente è abbastanza sgamato che già sa che la può affittare. Airbnb è solo uno dei milioni di modi in cui puoi affittare a casa tua, chiaramente, o una casa in più. E sempre in questo calderone inserirei tutte le persone che consigliano i vari metodi di guadagno, come il dropshipping, il self-publishing, eccetera, eccetera, perché chiaramente sono tutti lavori normali alla fine del gioco. Sono tutti lavori che presuppongono un sacco di tempo, un sacco di conoscenze, per cui arbitrariamente perché devo decidere di fare dropshipping rispetto a fare un altro lavoro? No. Facendo quel lavoro in cui sono appassionato, per cui ho la vocazione. Dopodiché, la terza categoria di consigli assurdi che ho trovato sono quelli che invece consigliano cose che sono oggettivamente impossibili da ottenere. Tipo, vuoi fare soldi? Beh, chiaro, devi aprire un tuo blog e monetizzarlo. Oppure devi fare video su YouTube e diventare un influencer. Devi scrivere un libro e, e venderlo in tutto il mondo. Cioè, grazie al cavolo che sono metodi di guadagno, però sono metodi non replicabili, difficili da ottenere. Quante delle persone che vogliono scrivere un libro riescono a pubblicarlo? Quante delle persone che vogliono fare gli influencer riescono poi a guadagnarci? Sono consigli validi, eh, però non sono consigli che dare a una persona che mi dice come posso fare un entrata in più, come posso avere dei soldi in più, come posso guadagnare di più? Di certo non è fai l'influencer la risposta o scrivi un libro. Ci sono metodi molto più efficienti. O ancora peggio, chi. Eh, ma anche gente importante, eh, che in questi video dice: "Investite in azioni. Che vuol dire investire in azioni? Investire in azioni vuol dire investire. Si suppone che tu abbia già un pacco di soldi per poter fare una reale entrata in più dai tuoi investimenti. Per cui è ovvio che non stai guardando questo video, se veramente puoi sfruttare questo metodo, se così lo vogliamo chiamare. Quindi, se non guadagniamo tanto, non dobbiamo investire i nostri soldi? Beh, non funziona proprio così. Il punto è che, chiaramente, se abbiamo solamente, che ne so, 500 da parte probabilmente quei 500 euro non sono ben investiti se messi in un ETF sul mercato azionario come faccio io perché prima di arrivare là bisogna fare altri passaggi prima devi avere abbastanza soldi normali sul tuo conto corrente per gestire le spese di tutti i giorni poi magari avere un fondo di emergenza per gestire gli imprevisti poi magari avere dei soldi per le spese previste come la casa la macchina investire in obbligazioni e poi dopo ha senso investire per cose oltre 10 anni per cui ha senso investire sul mercato azionario in ETF come faccio io e come fanno tantissimi su youtube che è la cosa ideale questa tra l'altro che ho detto è come al solito la teoria dei quattro pilastri che è molto razionale, la sposo perfettamente lo racconterò nel mio video su come investo i miei risparmi sì però non avete abbastanza soldi ma avete comunque voglia di impratichirvi e, e capire come funzionano le azioni, come funzionano queste cose i broker, le commissioni, ha senso avere un po' di skin in the game, quindi da questo punto di vista, sebbene non vi renderà ricchi investire i vostri 500 euro in azioni ha comunque senso iniziare a metterli su un broker, iniziare a vedere come funziona come si compra uno strumento, farlo con mano e non solamente in maniera teorica, secondo me comunque vi aiuta, e è formativo, specialmente se poi lo accompagnate con degli studi un pochino più utili teorici, ma anche solo informarvi qua su YouTube su delle fonti adatte. Poi in realtà tantissimi di voi hanno invece abbastanza soldi per poter investire, tanti me lo scrivono, hanno dei lavori ben pagati, ho un pubblico alla fine in parte che si è selezionato negli anni, quindi tante persone che fanno bei lavori mi seguono, per cui che voi vogliate impratichirvi, siete giovani squattrinati o che voi siate ricconi e volete investire i vostri risparmi, vi consiglio di farlo con il mio broker preferito, cioè Trade Republic, di cui sono ambassador. Utilizzo Trade Republic dallo scorso anno, è il broker più grande in Europa, ho fatto due video dedicati dove ne parlo, uno dove racconto Tutta quanta la piattaforma, dalla A alla Z è uno dove entro nell'azienda, un imbucato da dove invece spiego come funziona l'azienda. E devo dire che a distanza di qualche mese ancora mi trovo super bene. Ci sono zero commissioni sui piani di accumulo, che è il modo migliore per investire perché ho uno stipendio, perché ogni mese investo il mio denaro. E quindi solo questo sarebbe motivo per farsi Trader Republic. In aggiunta c'è l'interesse del 4% sul denaro non investito. Per cui io, a distanza di qualche mese ad oggi ho maturato ben 736 euro di interessi. Per cui, se non volete aprirvi un conto deposito apposta, mettere su Trader Republic è ottimo anche. Per avere un conto deposito fino a 50.000 euro. Il conto si apre super velocemente. Potete provarlo anche con pochi euro se volete testarlo. Per cui non avete scuse. Se andate in descrizione c'è anche un piccolo bonus con il mio codice. Continuiamo. E poi, infine, la quarta categoria dei consigli sbagliati sono i consigli veramente sbagliati: tipo chi consiglia di fare trading, chi consiglia ai propri scritti dei siti truffaldini, degli schemi ponzi, eccetera, eccetera. Anche quella categoria è molto presente, però quella diciamo, è chiaramente sbagliata. Se avete visto il mio video su Fuffaguru sapete di cosa sto parlando. E va bene. Ok, terminate queste invettive. Ricapitoliamo. Chiedersi come fare i soldi non è sbagliato. Ma non è un video a casa su YouTube, difficilmente una persona riuscirà a dirci, fai questo e noi faremo più soldi. A meno che questo non sia semplicemente un lavoro normale. Io posso dirti, certo, fai il netturbino, eh, certo che è un ottimo modo per fare soldi, perché è un lavoro come tutti i lavori. Un'altra parentesi importante. Rispetto agli Stati Uniti, in Italia il problema delle persone è molto di più quanto guadagnano rispetto a quanto mettono da parte. Se negli Stati Uniti la persona media guadagna tanti soldi in più rispetto all'italiano medio, sempre negli Stati Uniti la persona media è più indebitata dell'italiano medio, che significa che gli americani hanno un problema con le spese, spendono troppo, si indebitano, ma tendenzialmente in America si guadagna, ok? Si guadagna tanto si espande tanto. Quindi lo youtuber di finanza personale medio americano consiglierà ai propri iscritti di mettere da parte i soldi, si concentrerà sulla frugalità, sul riuscire a guadagnare tanto e tenersi con lo stipendio e poi investirlo e poi dopo 30 anni andare fire, che significa andare in pensione presto In Italia lo stesso consiglio si applica di meno perché noi in realtà siamo molto bravi a risparmiare e a vivere in maniera frugale, tant'è che l'italiano medio ha più soldi in banca rispetto all'americano medio, ma lo stipendio è decisamente minore. Quindi noi siamo bravi a risparmiare meno bravi o meno fortunati per quanto riguarda i guadagni. Quindi l'italiano ha molti più vantaggi a investire le proprie risorse sul guadagnare di più che continuare a risicare le proprie spese cercando di risparmiare il meno possibile. Io stesso quando ho iniziato a fare i miei video su YouTube, ispirato dai libri dei canali americani, mi concentravo molto sull'aspetto del risparmio e della frugalità. Per poi però nel tempo rendermi conto che il valore diventa sempre più marginale, no? Se tu già sei bravo a risparmiare, concentrarti ancora di più sul risparmiare a parità di fatica non ti cambierà tanto rispetto invece, a parità di fatica concentrarti sul magari trovare un modo per guadagnare di più. Per questo questa sembra domanda stupida venale, come faccio a guadagnare di più, una domanda banale, in realtà è una domanda fondamentale, però è una domanda incompleta. Come dicevo prima, tutti quegli esempi di quei video assurdi sono sbagliati. Ma perché sono sbagliati? Perché la domanda come faccio a fare più soldi, di per sé, ha facile risposta. La risposta è il lavoro. La domanda implicita non è come faccio a fare più soldi, è come faccio a fare più soldi a parità di fatica e di rischi. Perché sono questi due elementi che io ho quando lavoro. La quantità di tempo che io dedico al mio lavoro, quindi l'intensità o il numero di ore in cui lavoro, e poi la fortuna sbarra i rischi. Cioè, un po' come negli investimenti anche nella lavoro generalmente le attività ad alto rischio sono anche più remunerate banalmente se ho una mia attività lavoro in proprio o sono un piccolo imprenditore i potenziali guadagni sono molto più alti rispetto a un normale dipendente chiaro che appunto il dipendente ha tutta una serie di garanzie che il lavoratore autonomo non ha e su questo ci ho fatto tra l'altro un video riguardo sul mio canale proprio lavoratore autonomo versus dipendente si suppone che a livello puramente teorico il valore atteso di entrambe le attività sia lo stesso perché il valore atteso sconta i rischi in realtà probabilmente non è la stessa cosa e se dovessi andare a intuito secondo me ad oggi in Italia fare il libro professionista con un valore atteso più alto perché in Italia abbiamo comunque il preconcetto dell'importanza del posto fisso, è una grande avversione al rischio, per cui secondo me viene premiato chi fa la scelta invece di mettersi in proprio. Ma questa è solamente la mia teoria. Quindi ora la vera domanda è cercare di capire non tanto come guadagnare di più, ma quali sono quelle attività lavorative che a parità di sforzo e di rischio ci fanno guadagnare più delle altre. In un mercato del lavoro perfettamente efficiente questa cosa non esiste. Immaginiamo appunto di essere in un mercato del lavoro che in maniera automatica si regola ed è super veloce. Nel preciso istante in cui c'è un bisogno di programmatori, ecco che. Che le persone diventano brave a programmare colmano quel vuoto, riabbassando diciamo quello che è la domanda dei programmatori. Se poi c'è una domanda di idraulici, ecco che le persone si rendono subito conto e colmano quella domanda. Chiaramente questa cosa, come in tutti i mercati, avviene con i prezzi. Quindi generalmente le professioni più richieste sono più pagate, le professioni invece meno richieste e con tanta offerta sono le meno pagate, anzi, c'è anche disoccupazione. Classico esempio: in Italia c'è disoccupazione tra gli avvocati, tra i psicologi, tra un sacco di professioni dove i ragazzi continuano a studiare e laurearsi non sapendo che sono assolutamente sature. Al contrario ci sono abilità Professionali, che le persone non sanno essere fondamentali per il mondo del lavoro, per cui quei ragazzi che sono più furbi e li acquisiscono, generalmente trovano subito lavoro in fretta o addirittura appunto guadagnano più degli altri. L'esempio che ho sempre fatto classico è la programmazione, perché negli anni i programmatori sono sempre stati prendenti da questo punto di vista. Sicuramente adesso si sta colmando questo gap, però è durato tanti anni. Infatti il mercato del lavoro non è un mercato perfettamente efficiente, anzi, ha delle inefficienze assurde proprio perché è lento. Per fare un esempio, se scorso anno appunto è spopolata l'AI, quindi l'intelligenza artificiale, tutte le aziende adesso hanno bisogno di qualcuno che si occupa. Di intelligenza artificiale, o solamente alcune persone hanno già 5, 10, 15 anni di esperienza nel campo. Quindi immaginiamo di avere già una grande necessità di persone esperte nel campo, ma fisicamente le persone, per diventare esperte, hanno bisogno di anni. Quindi sappiamo come questo buco di mercato, per essere colmato, impiegherà quantomeno 2, 3, 4, 5 anni. Quindi, a differenza del mercato azionario, dove le inefficienze si colmano in un anno secondo, e questo spiega come mai fare 3D non ha molto senso c'è poche video riguardo, nel mercato del lavoro invece le inefficienze sono spesso troppo lunghe, troppo inefficienti. C'è il famoso mismatch lavorativo. Infatti, qua potremmo aggiungere un altro tassello, cioè che la domanda che mi fanno quando mi chiedono come faccio a fare più soldi non solo intende a parità di fatica, a parità di fortuna, ma anche in poco tempo. La gente mi chiede come faccio a fare più soldi senza dover passare anni a studiare, chiaramente. E qua subito ci rendiamo conto di un problema chiaro, perché se io non sono disposto a passare del tempo, chiaramente, a formarmi su delle skill richieste dal mondo del lavoro, dove magari c'è un buco di mercato, chiaramente non potrò mai intercettare un buco di mercato. Se c'è questo buco di mercato è proprio perché magari serve del tempo per colmarlo, e se io non posso dedicare del tempo per colmarlo, mi ritroverò in una situazione dove devo veramente avere cu e trovare proprio quel buco di mercato dove ci si skilla facilmente ma ancora c'è poca offerta. Ed esistono queste situazioni? In realtà sì, esistono, ci sono anche altri elementi che giocano a nostro favore in alcuni casi, come per esempio la simmetria informativa. Un altro dei motivi per cui il mercato del lavoro è estremamente inefficiente è perché non è di dominio in pubblico la situazione della richiesta, dell'offerta, delle varie professioni. A meno che una persona autonomamente non si interessa e si metta a studiare, non sa quali skill sono più necessarie e quali sono meno necessarie. E anche nel momento in cui la persona si interessa, riuscirà a capire e venirci a capo su quali sono le cose più richieste, è veramente difficile, significa dover fare non solo qualche ricerca su Google, ma magari anche parlare con degli imprenditori, magari cercare di conoscere altri colleghi, coetanei, persone più grandi, persone più piccole, capire che cavolo stanno facendo. Di nuovo a differenza del mercato azionario, dove è tutto abbastanza limpido su un grafico e sulle borse che si occupano di creare un'immagine limpida di quello che è lo stato del mercato, non esiste la borsa del mercato del lavoro, dove c'è un quadro limpido della situazione. Per cui in questo caso la simmetria informativa è fondamentale. Non a caso in questi ultimi decenni sono stati premiati tutti quei nerd che hanno passato la vita col naso sullo schermo di internet. Perché? erano persone che casualmente avevano il naso attaccato a tutti i trend del futuro per cui sono state le prime persone a fare i loro siti web le prime persone a imparare a programmare le prime persone a imparare a fare web marketing a fare e-commerce, a fare tutte quelle cose che adesso sono normali ma magari 10 o 15 anni fa non lo erano. E poi chiaramente un'altra cosa che rende estremamente inefficiente il mercato del lavoro è l'irrazionalità dell'essere umano i modelli economici spesso danno per assunto che le persone si comportino secondo i loro interessi e in particolare si comportino in modo da massimizzare poi quello che è il loro ritorno economico, ma in realtà specialmente nel mondo del lavoro le persone non sempre vogliono massimizzare il loro ritorno economico ma magari vogliono fare qualcosa in particolare e magari quella cosa in particolare non è richiesta dal mondo del lavoro ma specialmente ragazzi sognatori e illusi se ne fregano di questo e vogliono continuare a fare la loro passione che per me è una cosa nobile, fantastica però devi anche chiaramente adattarla la tua passione a quello che è richiesto dal mercato perché lo scopo del lavoro è aiutare gli altri a risolvere i bisogni non è farti sentire soddisfatto e basta quindi devi cercare di capire delle varie cose che sai fare che vuoi fare quali sono effettivamente utili alla gente il famoso concetto di kigai ok quindi ricapitolando, esistono i soldi facili? La risposta è potenzialmente sì, come al solito dobbiamo trovare le famose inefficienze di mercato. È il solito discorso che vale per tantissimi altri ambiti quando si parla di fare soldi. Per esempio, adesso ancora in tanti forse parlano di dropshipping e vendono i corsi fuffa su come fare dropshipping. Adesso fare dropshipping ha un valore atteso come penso qualsiasi altra professione. È una professione rischiosa che porta potenzialmente dei guadagni. Forse è così satura che magari ha anche un valore atteso minore rispetto ai lavori normali. Ma in passato, negli anni d'oro, quando ancora nessuno... Lo faceva chiaramente il valore atteso era gigantesco perché proprio nessuno lo faceva e c'era un buco di mercato e quindi dieci anni fa effettivamente se uno ti diceva fai dropshipping che fa un sacco di soldi tendenzialmente aveva ragione perché la barriera all'ingresso era bassa magari dovevi studiare pochi mesi per entrare in questo mondo ma i guadagni erano altissimi perché nessuno lo faceva poi chiaramente il mercato anche se lentamente si è regolato perché nel momento in cui c'è un'opportunità di guadagno più facile delle altre le persone ci si buttano a capofitto specialmente in cose come dropshipping che sono cose online cose senza barriere all'ingresso e in pochi anni il mercato si è saturato questa cosa in parte è successa anche con gli influencer io, per puro caso, mi sono ritrovato a fare lo youtuber senza sapere che fosse un lavoro. Ho scoperto, essendo estremamente fortunato, che non solo un lavoro ma potenzialmente con altissimi guadagni. Adesso, quello lo sanno tutti, tutti provano a fare i creator. Ci sono tantissimi creator, il mercato è super saturo. E se adesso, proprio a fare lo youtuber, è molto difficile riuscire ad emergere. Quando ho iniziato io, bastava a provarci e ci riuscivi tendenzialmente, perché non in tante persone ci provavano. Ecco, quindi, come proviamo a fare qualche bucks in più, qualche euro in più? Torniamo alle casistiche iniziali, cioè a delle persone che mi scrivono a me. I vari esempi di persone che mi scrivono così. Per ogni esempio, provo a dare qualche spunto. Il primo esempio sono i ragazzi, appunto, liceali, universitari a Alcune volte spesso anche minorenni che hanno appena iniziato ad approcciarsi a questo mondo e vogliono, sono fomentati, vogliono iniziare a mettere qualcosa da parte perché fisicamente hanno zero e li capisco. Secondo me è formativo provare a fare qualche soldo e provare a iniziare qualche progetto già da ragazzi. Secondo me, mettere le mani in pasta ha un valore inestimabile e anche se poi magari fallisci e non ci riesci, al momento giusto di fallire e non riuscire entrerai poi nel mondo del lavoro con molte più abilità e la pelle molto più dura. Per cui, ragazzi del liceo universitario, io dico va bene, assolutamente iniziate dei progetti. Chiaramente, però, siete in una situazione dove il vantaggio maggiore ce l'avete invece nel dedicare tanti. Anni per approfondire e diventare più bravi in qualcosa di specifico, perché è là che si fanno i veri 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 soldoni sul lungo termine. Il ragazzo medio a lungo termine non è molto interessato, è più interessato a breve termine, giustamente per cui iniziare qualche progettino comunque può dare delle soddisfazioni e anche la carica per continuare a darsi da fare. Di tutti i consigli che ho visto nei video online che ho cercato: forse l'unico sensato è per i ragazzi è vendere cose, vendere le cose che non si usano, offrirsi agli altri di vendere le loro cianfrusaglie. Probabilmente non fai tanti soldi, probabilmente fai comparato alla fatica che ci dedichi, magari anche meno soldi, ma è una cosa che puoi fare, magari, già da minorenne, ed è una cosa che puoi fare senza particolari abilità ed è un modo anche per iniziare a farsi la pelle su come si vendono le cose, avere un progettino personale, quindi è proprio la cosa più safe 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 base, il, il mercatino. Io alle elementari andavo in spiaggia e facevo il mercatino, la stessa cosa. Però in versione più professionale magari. Altrimenti se già le superiori sappiamo fare qualcosa, per esempio io alle superiori fa sapevo fare i video, possiamo anche iniziare a offrire i nostri servizi. Io in quinto liceo già a 18 anni, non avendo ancora finito la scuola, già facevo qualche video per dei committenti. Sapevo fare in particolare i video in animazione, quindi già facevo qualche video in animazione. Per me questa è stata Secondo me è molto utile, sai, inviare le prime mail, fare il primo preventivo. Già alle superiori, non solo è bello perché metti qualche soldo da parte, ma anche perché appunto ti riesci a schillare. Un esempio, ecco, tra tutti i video che ho visto su YouTube su questo argomento, uno che era più o meno sensato è il video che ha fatto X2Marco, dove racconta come ha fatto a fare i soldi durante le superiori e lui spiega proprio che in quinto superiore si è messo a fare le miniature per gli youtuber. So che una cosa vera, perché io sono stato uno degli youtuber che gli ha commissionato queste miniature, che appunto erano piuttosto economiche, quindi valeva la pena comprarle. Superiori alla sufficienza, per cui non era un ragazzino scappato di casa che mi ha delle cagate per cui anche se fosse gratis non avrebbe senza comprarle e quindi è stato bravo, era abbastanza skillato per riuscire ad avere un valore aggiunto per le persone e chiaramente essendo ancora così giovane non lo vendeva magari a peso d'oro come fa un graphic designer che devi assumere per davvero. E soprattutto è un esempio reale, no? Tanti esempi che vedete online sono in realtà, tanti aneddoti sono finti questo X2 Marco devo dire, bravo, ha fatto un video dove ha raccontato una cosa vera con dei guadagni realistici, con un impegno realistico ed effettivamente durante le super ere lui è riuscito con nei ritagli di tempo a mettere qualche centinaio di euro da parte al mese facendo miniature di video per altri youtuber. chiaramente Un'abilità pregressa che è quella di saper fare le cose in grafica. Seconda casistica, già al lavoro quindi è un problema perché sono molto affaticato ma voglio mettere qualche bug da parte. In questo caso eh, tutto cambia perché rispetto alle superiori magari non ho tutto quel tempo da parte, non ho quell'energia da dedicare. Magari mi chiedo sempre ma forse dovrei dedicare più tempo al lavoro per fare carriera rispetto magari a fare qualcos'altro. In questo caso, secondo me, le opzioni sono due. Se hai una visione molto a breve termine, sicuramente puoi iniziare a vendere cose parallelamente al tuo lavoro, specialmente se sei un professionista che quindi magari già di lavoro è assunto come di nuovo faccio l'esempio del grafico, se vuole lavorare il doppio, dopo le 8 ore di lavoro si mette a fare altre, non so, 4 ore di grafico freelance. Quando l'attività da freelance prende il via, magari fa solo il freelance. Questo è un metodo classico, diciamo. Però anche qua secondo me il primo passo è la formazione. che è quello che fa la differenza. Quindi, magari se già lavoro il valore aggiunto maggiore non ce l'ha subito iniziare a fare il freelance, ma iniziare a schillarsi su quali sono delle abilità extra che mi possono far fare il salto di qualità sul mio lavoro. Quali sono delle abilità extra che possono farmi fare un lavoro simile ma diverso, che però viene pagato di più. Per esempio, sono uno statistico e voglio diventare un data analyst, allora imparo anche a programmare. Sparo, eh. quindi secondo me, nel caso in cui già si lavora, probabilmente paga molto di più cercare di capire quali sono gli ambiti più pagati rispetto a quello in cui io mi trovo. Perché ci sarà un motivo per il quale io voglio fare più soldi e cercare di capire come entrare in questi ambiti, quali sono i più richiesti, ma vicini a quello che già faccio, come posso skillarmi per riuscire a entrare in questi mercati. Secondo me, il concetto dello skillarsi è fondamentale: tutto parte dall'asse. Se non sai fare le cose, non guadagni. Non esiste un modo di guadagnare senza saper fare le cose. E anche chi vi vende metodi senza saper fare le cose, spesso servono comunque un sacco di abilità soft e bisogna saper fare le cose. Quindi, spesso, l'investimento migliore è passare l'altezza di imparare e a fare pratica bisogna avere intelligenza sul capire quali sono le abilità da acquisire dopodiché c'è il terzo esempio c'è la persona che mi chiede ma come faccio a diventare ricco allora in quel caso vi rimando al video come diventare ricchi ma riassumendo se ritorna secondo me uno al discorso delle skill e devi skillare in qualcosa ma in questo caso devi diventare veramente il più bravo uno dei metodi più semplici da concepire da capire ma difficile da fare per diventare ricchi e per fare un sacco di soldi è chiaramente diventare estremamente bravo in un campo richiesto o estremamente richiesto e per farlo serve tantissima tantissima pratica io tra l'altro sono uno dei sostenitori che il talento ha un valore Marginale poi nel successo delle persone. Tendenzialmente conta quanto tempo passi a studiare e a fare la cosa che vuoi fare. Sapendo che se vorrai fare il calciatore sarà molto più difficile avere successo che se vuoi fare il carpentiere. Secondo me paga di più diventare il più bravo carpentiere. In tutto ciò, un metodo invece fondamentale per aumentare gratuitamente i propri guadagni è tranquillamente andare all'estero. L'italiano intelligente, schillato, purtroppo generalmente scappa all'estero perché lavorando in Italia iniziano ad arrivare anche, magari, proposte all'estero, specialmente ingegneri, ingegneri informatici, data analyst, persone appunto che si trovano in mercati in cui c'è tanta richiesta. Se in Italia ti pagano X e all'estero ti pagano X per due o per tre, anche se il costo della vita all'estero va più alto, chiaramente ti converrà per forza andare a vivere all'estero. E anche su questo ci ho fatto un video: estero versus Italia. Tendenzialmente, all'estero non ci piove, rispetto all'Italia si guadagna di più a parità di abilità. Perché la gente non lo fa? Perché spesso per, per motivi umani non vuole andare. Se ne Ma se fossimo dei robot guidati solo dal guadagno, allora andremo tutti all'estero. E l'Italia diventerebbe deserta. Bene, quindi riassumendo, come possiamo fare più soldi? Abbiamo visto che non ci sono scorciatoie. I siti che ci pagano per fare sondaggi e cose del genere non sono più convenienti rispetto a fare un lavoro normale. Quella differenza è che un lavoro normale è generalmente almeno da qualche parte ti porta. E in questo caso lascia il tempo che trova. E anche vendere le vostre cianfrusarie per casa o il vostro maglione in più su Vinted sicuramente è utile. Io sono un pro della seconda mano, ma forse non è un metodo per uscire dalla povertà o per aumentare particolarmente i vostri introiti, anche perché lo potete fare una sola volta salvo di che le cose vostre finiscono. L'unico modo veramente per fare più soldi è molto più difficile e consiste appunto nel diventare bravi nel fare qualcosa che è richiesto dal mercato. che ogni persona è diversa, deve cercare di unire quello che sa fare, quello che ama fare e quello che gli altri ricercano. E questo è proprio il concetto di Ikigai, cioè la propria vocazione tra l'altro. Saper fare qualcosa significa saperla fare sia a livello teorico, quindi è importante studiare, ma soprattutto anche a livello pratico, cioè dimostrare di avere delle abilità. Per cui secondo me il modo migliore per dimostrare di saper fare cose nuove e richieste è mettere le mani in pasta e iniziare dei progetti. Quindi se hai il lavoro... Significa iniziare un side hustle in un qualcosa che possa essere richiesto, per esempio pensi che ci sia ancora richiesta per montatori per youtuber e lavori già per una produzione video? Ecco che puoi provare, nei ritagli di tempo, dopo il lavoro, a fare anche qualche montaggio per youtuber magari vedrai che sono pagati meglio o puoi farne di più o ti stimolano di più. Uguale se stai studiando, ha senso iniziare un progettino parallelo per mettere le mani in pasta in quello che pensi possa funzionare. Queste cose, secondo me, sono molto premiate e soprattutto avete subito modo di avere un feedback per capire se sono cose effettivamente richieste oppure no. Insomma, alternare la teoria e la pratica. È una risposta. Molto noiosa, purtroppo di solito non esistono scorciatoie e poi qualche persona è fortunata, ma non va presa come esempio, come prendere di esempio chi vince la lotteria. E secondo me la nostra tragedia in quest'ultimo periodo è che con i social media sembra che ogni cosa sia possibile e che ogni persona di Punto in Bianco si sveglia, diventa un influencer e fa un sacco di soldi. E quindi ci sembra tutto possibile, ci sembra di essere un mare di opportunità, ma non riusciamo a coglierne nessuna perché sembrano tutte facili, però poi nel momento in cui ci proviamo in realtà non ci riusciamo. Su questo dobbiamo accettare che sia un'illusione e metterci l'anima in pace e dopodiché concentrarci, senza distrazioni, su una singola cosa che scegliamo. Nessuno Nessuna vieta di aggiustare piano piano al tiro. E nel frattempo vi ricordo, amici, che è comunque importante anche investire i soldi che fate oltre a farli. Per cui vi ricordo, andate in descrizione che c'è l'offerta per trade republic E per chi ha preso la carta con il mio link, arriverà nei prossimi mesi. C'è un sacco di lista d'attesa, ma arriveranno. La carta figa vale la pena entrare in lista d'attesa perché c'è l'1% di save back. L'1% di quello che spendete lo potete accreditare sul vostro piano d'accumulo. E in più non avete commissioni sui prelievi. Il 4% solo le non davano investito un sacco di altre cose. Provate la descrizione, ti fa in 5 minuti. So che una risposta noiosa. E chi è in difficoltà e già lavora 10 ore al giorno. Difficilmente troverà altre due ore per studiare o lavorare. Però, il lato positivo è che una volta che si inizia, non può che diventare sempre un pochino più facile sul lungo termine. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. So fatto questo video non era per insegnarvi a fare più soldi, tanto per spiegarvi come non fare più soldi. Quali sono i metodi sbagliati. Andate in descrizione perché c'è Trade Republic. Provatelo se volete investire i vostri risparmi e noi ci vediamo con il prossimo video.